Buongiorno a tutti, benvenuti. In questa sezione proviamo a farvi in qualche modo incuriosire o appassionare a un percorso che abbiamo fatto insieme alle Runner 9, quindi poi abbiamo anche Stefania che ci racconterà poi il proseguo del progetto, per farvi capire o comunque per condividere anche con voi cosa ci si fa con i dati. Prima di partire volevo darvi qualche piccola informazione, diciamo, su quelle attività che stiamo facendo. Quest'anno abbiamo fondato una startup innovativa tecnologica che si chiama Business Intelligence Group. L'obiettivo dell'azienda è quello di accompagnare le aziende nella comprensione dei bisogni dei clienti, ma soprattutto aiutarli poi nella realizzazione di progetti concreti. E qui poi ne vedremo un esempio specifico. Business Intelligence Group fa parte di un progetto inserito all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e supportato, diciamo, anche dalla regione, la provincia e tutto ciò che riguarda, diciamo, la parte più tecnologica. Cosa facciamo? Velocemente, facciamo sistemi di business intelligence, quindi big data, intelligenza artificiale e tutti i sistemi di data visualization. Facciamo ricerche di mercato per supportare le aziende nella comprensione dei bisogni dei clienti e poi accompagniamo con la consulenza le aziende nel realizzare i progetti. Al di là di questo, quello che ci piace un po' mettere al centro sono le persone. Cioè, al di là della tecnica, delle tecnologie e degli approcci di ricerca, quello che vogliamo fare è in qualche modo riuscire a dare l'umanità a un fenomeno su cui non possiamo farne a meno, nel senso che una delle grosse, come si dice, tendenze, o comunque fa parte un po' della vita di tutti i giorni, è che comunque, vogliamo o non vogliamo, la nostra vita si sta digitalizzando. E molto probabilmente noi come persone probabilmente ce ne stiamo rendendo conto, i smartphone, insomma tutto alla fine è tracciato, no? Dagli acquisti online. Ma forse ancora non c'è una vera e propria consapevolezza di quali potrebbero essere le grosse opportunità che questa ondata tecnologica ci sta portando, sia in termini di miglioramento della qualità della vita, ma anche per il business. Le informazioni però, e quindi i dati che noi raccogliamo, non possono rimanere, come si dice, dei file Excel, access o database. Devono comunque aiutarci a prendere delle decisioni. E per fare questo dobbiamo in qualche modo trasformare i dati in informazioni, da informazioni a delle storie da raccontare. Perché poi, parliamoci chiaramente, dobbiamo rendere semplici, accessibili, ma soprattutto dare anche un calore umano a quelle che sono di per sé delle tecniche, diciamo così, o comunque dei dati che di per sé non dicono nulla. Quindi si parte dalla comprensione dei bisogni. Quando parlo di comprensione dei bisogni è perché mi sono accorto nel corso degli ultimi anni, insomma una ventina d'anni che mi occupo di questi temi, è che troppo spesso ci preoccupiamo e dedichiamo la maggior parte del nostro tempo a capire come posso reperire le informazioni. Forse una decina di anni fa questa era la domanda giusta, nel senso che il processo di digitalizzazione chiaramente si è spinto negli ultimi 5-6 anni. Ma probabilmente questo era il focus di 10-15 anni fa. Oggi sappiamo che le informazioni, tutte le informazioni o gran parte delle informazioni, sono comunque già disponibili, perché comunque qualsiasi cosa noi facciamo, proprio grazie anche alla penetrazione di smartphone, tanto per fare un esempio, sono disponibili. E quindi il vero obiettivo non è più come raccogliere le informazioni, ma cosa ci faccio con queste informazioni. Quindi si parla molto di data driven, come si dice, quasi come se fosse uno spot, no? Un brand. In realtà la grossa difficoltà è capire, a partire dalle informazioni, cosa ci faccio e soprattutto quali sono le azioni che portano vero valore aggiunto. Per questo,
con Leroy Merlin abbiamo sviluppato negli ultimi 5-6 anni un progetto che abbiamo chiamato Osservatorio, che poi è diventato una sorta di format che qui vi racconteremo. Cioè, Osservatorio è sostanzialmente una metodologia che ci consente di partire dalla comprensione dei bisogni delle persone per arrivare a fare delle azioni concrete e che comunque portano valore aggiunto sia alle persone che comunque sono coinvolte nel progetto, ma anche per l'azienda. Quindi un modo per fare business, come noi diciamo, in modo intelligente. Come funziona l'osservatorio o la meccanica di un osservatorio? Quindi non stiamo parlando di una ricerca che viene fatta continuamente e poi pubblichiamo i risultati, perché quella lì è, come si può dire, un multi-client, si dice in gergo, no? In realtà l'osservatorio è una cosa un po' più complessa. L'osservatorio funziona tendenzialmente così. Vi è una parte di ricerca, quindi comprensione dei bisogni, vi è una condivisione di questi risultati con le aziende, quindi la costruzione dei piani di azione. Poi c'è tutta una parte di delivery, diciamo, tutta la parte di comunicazione, che grazie ad Abitante, che è l'altra società con cui lavoriamo per sviluppare dei contenuti interessanti, realizziamo dei piani editoriali, dei piani di comunicazione. A parte questo, coinvolgiamo anche gli stakeholder, quindi al di là delle aziende, lavoriamo anche sul terreno e normalmente coinvolgiamo le università e gli studenti. Perché? Perché da loro, che sono, diciamo, il pubblico che in qualche modo ha la freschezza, no, delle idee, ci dà la possibilità di attingere, come si dice, a quelle che magari le aziende stesse non hanno mai pensato. Di qui poi facciamo una sorta di contest a livello internazionale per poi arrivare alla realizzazione o del prodotto o della realizzazione di un piano di comunicazione dove i ragazzi sono al centro, diciamo, del progetto. Con Abitante ne abbiamo fatti diversi di questi tipi di osservatori. Ovviamente quello più importante, quello da cui poi è nato tutto, è l'osservatorio sulla casa di Leroy Merlin, di cui ne parlerà un pochino più approfonditamente Stefania. Abbiamo lanciato l'osservatorio nazionale sull'abitante, quindi ogni mese noi chiediamo alla popolazione italiana un argomento sui propri stili di vita. E di lì poi costruiamo anche lì un percorso di questo tipo. E ultimamente abbiamo lanciato un osservatorio, a mio avviso molto interessante, sul concetto di femminilità. Quindi andiamo a capire come le donne si approcciano ai diversi marchi. La vera domanda era un po' questa, che poi negli ultimi anni ci siamo sempre interrogati. Esiste una via per fare un business intelligente? Dal mio punto di vista, sì. E qui abbiamo, come vi dicevo prima, un esempio concreto di come una ricerca che era sostanzialmente condivisa internamente si è aperta alla comunità locale e ha costruito qualcosa di più che, come si dice, l'analisi dei risultati. Ha innescato un meccanismo virtuoso per cui Leroy Merlin, grazie a questo tipo di meccanismo, è riuscito a sviluppare una comunicazione più interessante e anche una riflessione su quelle che sono la propria offerta in termini di servizi e di prodotti. Anche perché le informazioni devono diventare delle storie per fare questo e quindi devono parlare alla testa e al cuore delle persone che le utilizzano. A questo punto passo la parola a Stefania, che ci racconterà, a partire, diciamo, da questo percorso, cosa è stato fatto, diciamo, negli ultimi anni, nell'ultimo anno nello specifico, utilizzando, diciamo, questo percorso. Buongiorno a tutti. Grazie per questo invito e ci dà l'opportunità di raccontare la nostra esperienza con l'analisi dei dati, ma anche la conoscenza del consumatore e la connessione tra marchi, prodotti e ovviamente bisogni. Vi racconterò il processo che c'è stato dietro la costruzione di uno speciale bagno, sarà molto verticale, molto tematico, ma cercherò di raccontarlo in un modo per cui si possano capire più gli approcci metodologici che i contenuti specifici.
Come abbiamo lavorato? Appunto, come diceva Gianni, siamo partiti dalla conoscenza, dall'approfondimento del consumatore, dell'habitat, i bagni come sono in Italia, quanti sono i bagni mediamente in ogni casa, le metrature, cioè siamo andati molto nel dettaglio, quindi uno studio di partenza è fondamentale. Poi una connessione con la centrale acquisti, con i capi prodotto, per capire le strategie di prodotto che ovviamente devono riconnettersi a una strategia generale di marketing dell'azienda, del brand, una strategia commerciale più specifica, fino a definire, appunto, integrando tutte queste informazioni, una struttura e dei contenuti di una brochure che sono un po' la prima, diciamo, la prima testimonianza di un'evoluzione di una strategia di marketing e di comunicazione. Ovviamente la brochure poi si declina sia in cartaceo che in online, e quindi poi ovviamente ragioniamo sempre in ottica cross canale, fino a studiare ovviamente dei progetti bagno, ma dei progetti che rispondono a dei bisogni, che hanno dentro delle soluzioni. Quindi questo è stato un po' il percorso che abbiamo seguito metodologico per arrivare a quella che è stata la brochure, lo speciale bagno 2019. E quindi, come vi dicevo, siamo partiti proprio dal capire in maniera molto dettagliata com'è il bagno degli italiani. Sappiamo che mediamente le case italiane rispetto ad altri mercati sono più grandi, e quindi anche i bagni sono più grandi, e mediamente le case hanno due bagni. Quindi ovviamente a volte veniamo un po' travolti da quello che è il nostro quotidiano, la nostra vita più metropolitana, ma poi se allarghiamo l'occhio e vediamo un po' tutta la penisola come che bisogni ha, vediamo che ci sono esigenze molto diverse da quello che viviamo quotidianamente e che pensiamo di conoscere. Gli arredi a terra, quanti sono, il lavabo integrato nel top, cioè una misurazione molto precisa, perché ogni volta integriamo anche nuove domande per conoscere, no? Anche con Gianni ridefiniamo il questionario. Quanti hanno la vasca, quanti hanno la doccia? Scopriamo che molti italiani adorano la vasca e non la vogliono cambiare. E in realtà, quando a volte infatti comunichiamo di trasformare la vasca con la doccia, qualcuno sui social si ribella. In sostanza cerchiamo di capire qual è il livello di soddisfazione del bagno degli italiani e quali sono invece i motivi di insoddisfazione. Sicuramente c'è un tema molto più funzionale, che è legato proprio allo spazio, all'organizzazione. Poi ci sono anche dei bisogni più emotivi che vi racconterò. Abbiamo anche mappato un po' le tipologie di clienti, perché anche questo è importante, cioè non proponiamo dei prodotti per tutti, proponiamo dei prodotti per dei cluster, per dei bisogni, e quindi già riuscire a semplificare, ovviamente poi ognuno di noi è un po' di questi profili, non possiamo pensare che una persona sia tutta in un modo, però già identificare delle caratteristiche generali comuni ci aiuta anche a segmentare meglio la nostra offerta. Quindi abbiamo i minimalisti, abbiamo i concreti, i pragmatici, abbiamo i generosi, quindi chi ha una famiglia, chi vive in comunità e chi comunque usa il bagno in maniera più condivisa, e poi fino agli edonisti, magari un pubblico un pochino più maturo, con una soglia di spesa più alta, perché poi dietro mettiamo tante informazioni. Poi cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo cominciato a ragionare sugli stili, quindi capiamo quali sono le tendenze sul bagno, ci sono dei veri e propri stili di bagno, e quindi già riuscire ad associare degli stili a dei target ci aiuta anche qui a cominciare a confezionare dei racconti, no, della soluzione del prodotto, che fanno sì che arrivino in maniera più efficace a chi veramente ha quel profilo o ha quelle esigenze. Quindi, per farvi alcuni esempi, il bagno essenziale lo abbiamo immaginato per un target più di concreti, perché sono persone giovani, hanno bisogno di ottimizzare gli spazi, hanno magari poco tempo, poi ovviamente dietro possiamo mettere anche dei profili di sono più bricoleur o hanno bisogno di accompagnamento e di servizio. Il bagno multifunzione lo abbiamo associato più a un target, un cluster di famiglie, famiglie che poi oggi sappiamo bene sono famiglie con tante tipologie di colori diversi, però comunque una piccola collettività che condivide uno spazio, e fino ad arrivare a degli edonisti, appunto, sul bagno vetrina.
Questo è un esempio, no, di una risposta. Quindi poi come abbiamo lavorato? Abbiamo quindi identificato un tipo di consumatore, abbiamo immaginato delle storie. Gianni diceva, è importante dietro al dato immaginare delle storie. Questo è un po' il lavoro anche del marketing. A volte lo si fa bene, a volte lo si fa meno bene, però dietro quei numeri ognuno di noi, ogni persona che fa marketing o comunicazione deve immaginare dei personaggi, delle persone, delle storie, ed è così che riusciamo a costruire poi dei racconti di prodotto, di soluzioni, di ispirazione. Quindi in questo caso ci siamo immaginati un bagno per la famiglia, un bagno molto giocoso, abbiamo immaginato dei bambini, anche un po' di confusione, ma anche un po' di colore, però anche l'esigenza di dover mettere tutto in ordine. E qui abbiamo associato anche un pacchetto, il bagno facile, con delle soluzioni chiavi in mano, cioè pensiamo a tutto noi, in 8 giorni questo bagno lo puoi avere realizzato completamente da noi, con anche un finanziamento. Leroy Merlin vuole essere la marca delle soluzioni, la marca che risponde a dei bisogni, pensa prima dei clienti e arriva con delle proposte che semplifichino la vita delle persone, e questo è un esempio di come abbiamo lavorato su questo tipo di mercato. Un altro esempio è appunto l'ottimizzazione degli spazi. Come abbiamo lavorato sull'ottimizzazione degli spazi? Vi dicevo prima, sicuramente con un pacchetto bagno facile che è legato alla sostituzione della vasca in doccia, quindi in 3 giorni questo tipo di soluzione viene realizzato completamente da noi, con prodotti che si possono scegliere, c'è una soglia di prezzo, c'è una possibilità di finanziamento, ci sono dei punti idea più, quindi anche qui cerchiamo di integrare quante più informazioni possiamo dare ad un cliente che immaginiamo abbia questo tipo di bisogni. Però abbiamo anche quello che vedete sulla destra è il progetto vincitore del contest dell'Osservatorio della Casa. Quindi per la prima volta quest'anno abbiamo dedicato alla brochure anche una doppia pagina per raccontare questo ragazzo che ha meritato il primo premio, con un progetto che proprio lavorando su prodotti Leroy Merlin però portava in vita alcune evidenze proprio delle ricerche, quindi ha lavorato su un'ottimizzazione di spazi, su dei materiali naturali che sono oggi legati a dei bisogni di semplicità, di autenticità, soprattutto poi in una sala da bagno c'è un momento un po' di cocooning, no? E quindi questo progetto ci sembrava interessante raccontarlo sia in chiave di ottimizzazione degli spazi che di evoluzione dei materiali. C'è molto legno e ci sono dei colori molto tenui. Però funzionalità non è soltanto una funzionalità, diciamo, razionale e di spazio, ma è funzionalità anche nei materiali. I materiali, quando proponiamo il grass porcellanato con dei pattern, con dei motivi, sappiamo che riusciamo a proporre delle soluzioni che rispondono sia ai bisogni di praticità, perché un bagno deve potersi lavare velocemente, deve durare nel tempo, deve costare poco, sono prodotti comunque che hanno un costo abbastanza contenuto, però una bellissima resa, e quindi anche qui abbiamo lavorato proprio per valorizzare lo stile e anche il design di alcuni prodotti che sono anche molto accessibili. Altre risposte ai bisogni, sappiamo che sempre più c'è una necessità di personalizzazione, no? La casa, diciamo, sempre è lo specchio di noi stessi, quindi ogni casa racconta una storia, e quando entriamo nelle case dei nostri amici, di conoscenti, ci facciamo un'idea di come sono loro, perché vediamo il loro vero io lì dentro, no? Più che fuori. E quindi sul tema della personalizzazione anche la gamma è riuscita a darci delle soluzioni assolutamente personalizzate. Quindi anche se sono dei prodotti in linea, una vera e propria linea, una linea però componibile, un po' come se fosse un Lego, che ci consente di raccontare questo tema della personalizzazione in una chiave ancora diversa, quindi quella del prodotto, il prodotto che puoi comporre sia per ottimizzare lo spazio, ma anche per usare materiali diversi, colori diversi, perché e tipi di lavabi diversi.
E infine ci avviciniamo un po' alla fine di questo percorso della brochure, è un po' anche cercare di cogliere quelle che sono le tendenze di stile. Il bagno Iggy probabilmente parlerebbe molto bene in una rivista per un periodico femminile sulla casa, ma probabilmente ai nostri clienti andrebbe un po' spiegato, no? E quindi abbiamo pensato di essere più, un pochino più didascalici, un po' più semplici, ma di tradurre queste tendenze proprio con questi colori tenui, materiali molto semplici, siamo un po' con uno stile nordico, un po' di natura, quindi delle piante, del legno, della pietra, quindi tutto questo riporta ad una sensazione di semplicità, di autenticità, che comunque è una tendenza. Anche questa la proponiamo sempre con una soluzione chiave in mano, proprio perché vogliamo accompagnare, sappiamo che un progetto di bagno non è un progetto semplice e il bricolage forse qui non è così diffuso per essere completamente realizzato in autonomia, e quindi qui è un po' Leroy Merlin che ti accompagna e ti risolve un problema di tempi e di competenze. Fino ad arrivare ovviamente a delle tendenze un pochino più alte, un po' più aspirazionali, no? Abbiamo detto c'è questo bagno vetrina, ci sono queste persone un po' più edoniste che amano vedere delle tendenze realizzate velocemente in casa loro, e quindi qui una gamma di prodotti sicuramente di una fascia un pochino più alta, però alla fine anche le emozioni che ognuno di noi vuole vivere nel proprio spazio diventano per alcuni un bisogno, ci sono bisogni funzionali, ma ci sono dei bisogni emotivi, e quindi ci siamo spinti anche al parlare più al cuore, alla pancia, al desiderio delle persone. Delle soluzioni chiave in mano ve ne ho parlato, sicuramente il mondo del bagno è quello su cui siamo più avanti nella organizzazione di processi completi dalla A alla Z, quindi con scelta libera dei prodotti, con un prezzo fisso della posa, quindi cambiano i prodotti, ovviamente può cambiare il costo del progetto, ma il prezzo della posa non cambia, questa è una promessa molto importante che facciamo, ovviamente all'interno di una metratura più o meno standard. Raccontiamo che ci occupiamo di tutto, dagli impianti alla messa in opera, ovviamente la consegna, l'installazione, fino appunto anche a proposte di finanziamento, con dei momenti in cui proponiamo anche un finanziamento a tasso zero. E qui abbiamo appunto la nostra pagina dedicata al contest, quindi ogni anno l'osservatorio vive di due anime, c'è un'anima che è quella della ricerca che si rinnova e si rinfresca, perché abbiamo bisogno di comprendere bene l'evoluzione dei bisogni nel mondo della casa, e a seconda degli anni, anche in base alle nostre strategie, decidiamo di focalizzarci su degli aspetti per andare con dei carotaggi un po' più verticali. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto dei focus proprio sul mondo del bagno, e quindi anche il contest che facciamo, che lanciamo sulle università agli studenti, ha avuto un tema bagno come progetto per vincere una borsa di studio. E quindi poi il vincitore lo abbiamo anche celebrato in questa brochure che secondo noi celebra molto bene i nostri valori, il nostro impegno, il nostro approccio al mercato, e anche valorizza molto bene anche i nostri prodotti più di punta. Tutto questo, ho cercato di raccontarvi un po' il processo che c'è dietro una brochure, un catalogo, tutto questo noi lo viviamo su tanti altri mercati, e quindi era un po' l'occasione per darvi un assaggio di qual è il lavoro di un brand come Leroy Merlin, che parte dal dato per arrivare a dare delle emozioni. Grazie. Due parole, prende due per dirmi bene cos'è il data driven, spieghiamolo. Ah, il data driven? Sì, torniamo lì. Il bagno l'abbiamo capito. Ma il data driven, diciamo in parole povere, si tratta di cercare di capire al di là dei dati qual è la direzione, e quindi si parte chiaramente dalle informazioni, dalla raccolta delle informazioni, la formalizzazione, quindi cercare di capire quali sono le azioni che ci stanno dietro, e poi dal mio punto di vista data driven è un po' una filosofia aziendale, nel senso che si può decidere di fare commercio in tanti modi,
si può fare un commercio, come si dice, un po' più istintivo, un po' più anche di esperienza, ma oggi abbiamo l'opportunità di affiancare all'esperienza, quindi del commercio che tutti noi abbiamo, venendo ovviamente dalla grande distribuzione, possiamo potenziare in qualche modo la nostra efficacia aiutandoci dalle analisi dei dati. Quindi data-driven non significa, come si dice, mettere da parte il nostro intuito commerciale, ma si tratta di utilizzare degli strumenti che potenziano in qualche modo la nostra visione di quello che è il posizionamento dell'azienda e il nostro approccio, diciamo, al mercato. Ora, giusto per capire il dettaglio. Benissimo, grazie molte, grazie davvero.